questa sera a parlare nuovamente di musica in canavese, musica fatta in canavese, ma non solo per il canavese, un po' per tutti. In questo caso andiamo però a raccontare una storia di un trio già dal nome particolare e si capisce dove vogliono forse andare a parlare, che sono i Boia Faust. In più il loro genere è particolare perché viene definito un hard blues canavesano piemontese. Quindi veramente interessante capire cosa c'è dietro ai Boia Faust e soprattutto cosa c'è dietro a questo progetto che adesso torna alla ribalta anche live. Siamo qua, buonasera con Sergio e con Fabio. Buonasera. Ragazzi, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, raccontateci un po' da dove nasce l'idea e anche il perché di questo nome particolare e anche di questo genere particolare, perché appunto è tutto da scoprire, ma preferisco che lo raccontate voi. A voi, chi vuole iniziare, prego. Parla perché lui è quello che è più istruito. Parla te. Nasce, no, allora. Però aspetta, parla te. Guarda che telegramma, fa apposta. Allora, passando sì, quando ci vogliamo dal video. No. Prego. Vai Sergio, racconta, sì. Ma allora, comincia da un'idea partorita. Tua. Sì, mia, sua, sì. Mi è partorita una serata, perché noi arriviamo dai No Class. Certo. Prima tributo ai Motorhead, poi dopo... Vi siete voluti? Trash, sludge, quello che era. Una serata a Frassinetto, che eravamo lì, suonava una cosa e un'altra, e poi non so perché, sotto un riff di un gruppo che suonava, lui ha cominciato a dire Gino Ciccianella. No? Gino Ciccia Merda. Allora, scriviamo un testo. Allora, parte il primo testo che è Gino Ciccia Merda. Diciamo poi esprimere la nostra delicatezza nella stesura di molto, molto forbiti, sì, no? Sì, testi buttati premi di piemontese, piemontese. Beh, bello questa cosa, al di là del testo che può essere particolare, no, ma bello il fatto anche di voler comunque portare avanti un po' quelle che sono le tradizioni locali, nel senso di dove siete nati e cresciuti. Ma appunto, i testi, al di là di questa cosa un po' particolare, capite? Da dove nascono? Che ispirazioni avete, al di là del riff e via? Ma il grande ispiratore è lui, perché la maggior parte dei testi sono suoi. Sono delle storielle che gli vengono in mente, penso, parlo per te. Sì. E poi le andiamo a musicare con delle ritmiche che vanno dal blues al punk al rock, adesso ultimamente anche un po' più stoppato, un po' più sul pesante, oltre a pezzi nostri con queste nostre storielle che parlano appunto di Gino Ciccia Merda, di Sicoria, di Pusum e Patele quando vai alle feste nei paesi montani che finisce sempre malamente. Facciamo anche sempre con lo stile blues rock punk che sia, anche dei pezzi della nostra tradizione, come può essere Averna Fuma Grassa, piuttosto che un pezzo dei Tre Lilu e altre cose del genere. Insieme un 90-100 minuti di musica. Siamo noi due, ne manca uno che è Phil Torno, detto Phil Porno di Tavagnasco, che non... salutiamo, sì, ciao, salutiamo. Che lui è batterista. Io chitarrista, cori, chitarrista e urli, e lui bassista e voce. Voce, no, mi è Paolo. È Paolo. Ah, bella questa cosa. Ragazzi, appunto, così è nato quasi per scherzo, però adesso... Per gioco, però adesso intanto scherzo non è, perché nel senso che se avete già questo minutaggio e quindi vi sta prendendo questo progetto, questa iniziativa qua. A livello dal vivo, quando vi esibite, raccontateci un po' come siete live, nel senso che... Stupidi. La prerogativa che penso che si capisca, no? Cioè, solo da vederci. Sì. No, siamo partiti inizialmente con un'idea forse un po' più bluseggiante, un po' più acustica. Seriosa. Infatti, ma non proprio seriosa, però cercavamo di suonare bene. Però, dato che non siamo capaci a suonare bene, allora io chitarra acustica, lui chitarra elettrica e appunto batteria. Doveva essere una cosa un po' più soft. E poi purtroppo lo spirito metallaro è uscito fuori e abbiamo capito che dovevamo andare dritti per dritti, qualcosa che più o meno abbiamo sempre fatto, con sicuramente delle influenze blues e tutto il resto,
però principalmente si cerca sempre di far casino, anche perché, ripeto, è l'unica cosa che siamo capaci a fare. Se dobbiamo metterci sul tecnico... Prima ci siamo dimenticati, ultimamente stiamo musicando anche con testi sempre inventati, più o meno da lui, qualche volta anche da me, ma io poca roba, anche pezzi storici di Sex Pistols, sì, Ramones... Vengono rivisitati in chiave canavesana, suonati nella metrica del pezzo, come sì, anche sì, con sì, la pesantezza, certo. Tipo God Save the Queen è diventata Ian Massacre. No, e poi abbiamo... se verranno per sentirci live, lo sentiranno. Poi c'è Pat Cemetery, ovviamente, il famosissimo Dera Mosch, che diventa proprio Pat al cemetery. Cioè, questo racconta che resta serie, comunque la scappa un po', però vabbè, chiuso. No, è bello, perché comunque alla fine dei conti la musica è bella quando è a 360 gradi, quindi si riesce a unire generi diversi, che poi vabbè, è vero che la matrice blues è fondamentale in tutti i generi che avete detto, giustamente avete citato, però questa chiave, diciamo così, goliardica sicuramente dà un molto goliardica. Però al di là della goliardia, naturalmente arriviamo da un periodo un po' difficile, per non dire che è stato complicatissimo per tutti, e la musica ne ha patito parecchio, soprattutto chi come voi è appassionato, fa musica, e credo che suonare live davanti alla gente sia fondamentale, perché il divertimento è divertirsi, ma anche divertire. Quanto è stato complicato per voi comunque questo periodo, e anche come siete riusciti a superarlo per dire ok, adesso ho di nuovo voglia di prendere e spaccare tutto, come si suol dire? Beh, insomma, all'inizio sicuramente la voglia sembrava scapparsene via, penso per tutti e due, perché poi fondamentalmente il discorso parte principalmente da me e lui, Phil arriva dopo, perché subito anche quella cosa lì doveva essere una cosa acustica, una cosa un'altra, quindi insomma l'idea iniziale era mia sua. E ci eravamo forse guardati anche in faccia, avevamo detto magari che era ora di piantarla, perché ci eravamo proprio stufati. E poi quello l'abbiamo fatto, perché abbiamo fatto una serata ad Alpette, e la cosa è andata bene, abbiamo capito comunque, cioè, invece di andarsi a inciuccare il muso nelle piole così, ha detto, lo fai lo stesso, però Spalletti, perché sì, provate a guidare. Però devi alternarlo, e quindi le piole ne sentono eventualmente un po', poverino, perché potevano avere un guadagno più elevato a livello di birra. Comunque sì, insomma, ne siamo usciti. No, è stato sicuramente duro, ma non ci si ferma. Ecco. I No Class non sono morti, tra virgolette. Infatti, ci sono, i No Class ci sono, sono lì. Infatti avevamo anche l'ultima idea che c'era venuta, era fare un concert con 3-4 pezzi, richiamando tutto sul gioco Doom, il videogioco degli anni 90. Noi boomer. Sì, ne sappiamo qualcosa. Partiti, però non siamo riusciti a trovare l'ispirazione per quello. Nello stesso tempo, per gioco, come diceva Sergio, è partito quest'altro discorso, e quest'altro discorso, essendo meno, tra virgolette, complicato, è riuscito ad andare un po' più dritto. E adesso sì, live ci divertiamo, io faccio il deficiente come al solito, cioè sui due mancreni, cioè mi agito, lui fa quello che deve fare, mi come ha sempre fatto. E menzione d'onore a Phil, che comunque... quando c'è da pestare, pesta, quando non c'è da pestare, rallenta. Il numero uno. Perfetto. Fantastico. Ecco, perfetto. È proprio... Tanto parla mai, fammi niente. No, dai, va bene. Sì, va bene. Yes. Sarà contentissimo naturalmente quando vedrà questa intervista. Sì, citate, facendo tanti complimenti. No. Bisogna... Grande Phil. Esatto. E appunto, vi ha preso bene la mano... significa che quindi porterete avanti questo progetto? Avete già qualche idea malvagia per il futuro, visto che l'idea è malvagia? Ma sì, adesso abbiamo già fatto un CD, che già quando suoniamo lo smerciamo, che può essere usato da CD o porta bicchiere, come si vuole. E, però l'idea è quella che ha 6-7 pezzi. Adesso vogliamo fare un album con un nostro amico, Fabrizio, che... ci aiuterà a registrare. Ci dà sempre una grande mano. Sì, una grande mano. Lì vogliamo invece fare proprio un album vero e proprio, un 10-11 canzoni. E quello che ci piacerebbe, suoniamo già, abbiamo avuto già alcune date in alcuni locali, piuttosto che alcune feste. Quello che ci piacerebbe approfondire è andare a fare i Fulatonga, le feste di paese estive.
ci attrezzeremo anche per quello, pian pianino. Beh, sì, questo quindi è un messaggio. Un messaggio, messaggio subliminale. Se non sapete chi chiamare... Esatto, se volete fare un po' di sano casino, divertimento, musica che vi dia un po' di energia... In piemontese. In piemontese. Perché la tradizione è anche giusta, perché alla fine dei conti, adesso c'è la tradizione, la canzone napoletana che ormai ci ha fatto conoscere il mondo. Chissà che tramite voi all'Italia si faccia conoscere anche tramite voi. Questo è vedo più difficile. Però tutto è possibile. Tutto possibile. Molto più difficile. È vero che col genere che fate in certi paesi, soprattutto nel nord Europa, alla fine dei conti è una musica che poi la rock in generale è ormai sdoganata dappertutto, si ascolta in tutte le parti del mondo. Chi vuoi? Voi meglio sapete di me che ci sono gruppi ovunque, vai in Thailandia, come vai in Sudafrica, come vai nel nord della Scandinavia, ovunque c'è qualcuno che suona rock, hard rock, ovviamente. A questo punto, ragazzi, grazie per averci raccontato un po' di queste cose. Come vogliamo chiudere questa intervista? Ma con un abbraccio, un bacio, un abbraccio. No, vabbè, prima se vogliono trovarci, ci trovano su Facebook, Boia Faus, ci trovano su Instagram, Boia Faus. Sto a casa sua, la Sampus, se va la Sampus è proprio da Baiver. E poi live, quando suoniamo venite a vedere. Sempre diciamo che si fa uscire tutto su Facebook principalmente. Certo, quindi social, sì, quindi, noi siamo molto social, sì, 24 su 24, soprattutto lui. Sì. Ma quello è importante, perché ormai la musica è diventata, ha trovato un canale fondamentale anche nei social, quindi... Oh, ragazzi, a questo punto non ci resta che venirvi a trovare, a vedervi dal vivo, berci una birra tutti assieme e divertirci come si faceva anche un tempo. Beve che tempi. E che direi che è la cosa migliore. Quindi, ragazzi, grazie ancora. Grazie a te. E risentiamoci quando il disco sarà pronto. Sarà fatto. Grazie ancora, ragazzi. Grazie. Ciao.